Dobbiamo fare i complimenti per questa creatura che sta crescendo, mi sembra sta acquisendo punti, maturità. Ci crede che i playoff poi no. È un obiettivo che può essere raggiunto? Non parliamo di playoff, ma accetto la constatazione che lei ha fatto perché effettivamente questa squadra sta crescendo. Anche oggi di fronte a un avversario di grossa caratura sicuramente, lamentavamo delle assenze veramente importanti, soprattutto quella di Cacciavillani, perché è un uomo che per noi è determinante per il nostro tipo di gioco. Avevamo preparato la partita con lui, la febbre l'ha tolto di mezzo in extremis, ci siamo trovati in difficoltà teorica prima della partita, ma dopo i primi 15 minuti i ragazzi hanno dimostrato che hanno raggiunto una certa maturità e direi anche una certa personalità. Abbiamo giocato, già è la terza partita che giochiamo con un 90, quindi quasi 91, che giocano in maniera impeccabile. Questo vuol dire che nel calcio quello che conta è lo stato d'animo. Quando si viene da tre risultati consecutivi si può far fronte anche a delle assenze rilevanti. Oggi i ragazzi hanno fatto fronte nel migliore dei modi, perché credo che al di là di alcuni episodi sicuramente vantaggiosi per noi, come l'espulsione che ci ha permesso di giocare in superiorità numerica e la prima palla dopo 10 minuti che ha colpito la traversa il Gualdo, poi per il resto io credo che non bisogna dimenticarci che Ruggeri ha fatto 2 interventi veramente straordinari nel primo tempo. E quindi credo che la vittoria ci stia tutta, credo che sia strameritata, non faccio complimenti ugualmente anche al Gualdo, perché sicuramente in inferiorità numerica ha tenuto testa alla nostra squadra tranquillamente, però noi dovevamo giocare per forza di cose sul 2-0 specialmente di rimessa. Io ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi, tutti indistintamente, forse con una, l'ho detto anche a un suo collega, una parentesi particolare la vorrei dare a Castagnoli. Sì. Perché nel momento chiave della partita ha fatto 2 interventi eccezionali. I gualdesi hanno dato una mano a questo Sansisto, perché Castagnoli, anche Cotulelli mi sembra, sì, che abbia giocato altro una ragazzo, partita. Altro, no? Ragazzo veramente che ha fatto passi da gigante, sì. Però tutti i ragazzi, devo dire la verità, stanno impegnandosi con un grande impegno, con una certa attitudine, soprattutto si applicano tremendamente, quindi è chiaro che il lavoro paga e stiamo venendo fuori. Con questo mai e poi mai parleremo di playoff, mai e poi mai. Noi abbiamo il dovere solo di migliorarci, lo stiamo facendo, veniamo. Questa è la quarta vittoria consecutiva, sono 6 risultati utili, adesso ci aspetta un'altra partita tremenda che è quella di Castello, ma l'andiamo a giocare con massima tranquillità. Però il Framini, visto l'andata a Gualdo, il Framini di oggi mi sembra che sia molto più sollevato, possiamo dirlo, no? Beh, direi di sì, anche perché in quel periodo noi avevamo delle assenze definitive come quella di Tedoldi e due assenze come quella di Stazzi e di Lucarelli che si prevedevano molto lunghe, come in effetti sono state. Ora intanto abbiamo recuperato Lucarelli e Stazzi e non è poco. Tedoldi purtroppo non lo possiamo recuperare più, però io credo che il fatto che stiamo sopperendo con tranquillità a queste assenze vuol dire che la squadra ha acquisito una certa mentalità e una certa personalità. Quindi veramente complimenti a questi ragazzi, non ci poniamo limiti, andiamo per la nostra strada cercando di fare il meglio possibile. Poi all'ultimo faremo anche i conti e vedremo quale sarà la nostra classifica.